Buongiorno, registro questo video una domenica di marzo, il 22 marzo 2020, quando bene o male siamo tutti in casa per l'emergenza del coronavirus. Io sono a casa mia, a Casalecchio di Reno, quartiere Croce di Casalecchio di Reno, che è quello attaccato a Bologna. Forse sentirete nel corso dei per i 10 minuti che durerà questo video. Ogni tanto abbaiare un cane, il cane è mio vicino, poverino, che si vede che anche lui patisce questa condizione sedentarietà forzata. Faccio questa cosa perché Mattia De Bernardis della UTET mi ha chiesto di registrare una cosa sulla letteratura russa, che poi è una cosa di cui mi interesso e della quale ho parlato nell'ultimo libro che ho pubblicato, che è stato pubblicato appunto dalla UTET. E a me, quando Mattia mi ha chiesto questa cosa, mi è venuto in mente e anche in considerazione della condizione in cui siamo in questi giorni, che siamo appunto chiusi nelle nostre case, circondati dai nostri libri, dai nostri film, dalle nostre musiche. Mi è venuta in mente una cosa che ho sentito per radio. Io ogni tanto, siccome lavoro col russo e però vivo in Italia, è facile dimenticarsi la lingua. Allora, quando riesco, quando vado in giro, quando andavo in giro in bicicletta e in treno, così sentivo nelle cuffie una radio russa, e cosa che faccio ancora ogni tanto casa col computer. Qualche settimana fa ho sentito un signore che diceva, che raccontava una cosa che era successa a Mosca, che due amici erano usciti dal cinema e uno aveva detto all'altro, dopo che avevano visto un film insieme, uno aveva detto all'altro: sì, però è meglio il libro. E l'altro gli aveva chiesto: che libro? E questo aveva risposto: uno qualsiasi. Allora, questa cosa mi ha fatto venire in mente che c'è soddisfazione anche a leggere i libri. Mentre per i film, per me perlomeno, non è tanto così. Io quando finisco di leggere un libro, anche se il libro non mi è piaciuto, sono, non dico contento, ma a me piacciono anche i libri che non mi piacciono, forse. E in questi ultimi, il penultimo libro che ho letto è un libro che non mi è piaciuto, ed è un libro, anche se è un libro di Fyodor Dostoevskij. È un romanzo breve, un racconto lungo, come si chiama, povest in russo, di Fyodor Dostoevskij, si intitola La padrona. C'è questa edizione Marsiglio, molto ben curata da Stefano Garzogno, e ben tradotta da Francesca Gori, ed è un libro, è il terzo romanzo scritto da Dostoevskij, dopo il primo, che si chiama Povera gente, che è uscito all'inizio del 1846, il secondo, che si chiama Sosia, che è uscito subito dopo Povera gente, sempre nel 1846. Questo è uscito nel 1847 e io lo sono andato a cercare perché sono stato incuriosito da una recensione di Vissarion Belinsky, che era all'epoca il critico russo più conosciuto, il critico letterario russo più conosciuto, cioè il giornalista più influente di tutta la Russia dell'epoca, forse. E lui, che era stato, diciamo così, un po' il Pigmalione di Dostoevskij, era stato quello che aveva scoperto Dostoevskij, il primo che gli aveva detto: lei è un grande scrittore, lei, anche se ha 24 anni, è già andato più avanti di Gogol, no? E che aveva molto lodato e facilitato l'esordio letterario di Dostoevskij, appunto il romanzo Povera gente, e che poi aveva accompagnato, pur con dei dubbi, anche la sua seconda prova, il Sosia. Di questa La padrona, uscito solo pochi mesi dopo, dice: in tutto il racconto non ci sono una parola o un'espressione semplice, viva, tutto è ricercato, forzato, sui trampoli, adulterato e falso. Quindi se qualcuno in questi giorni di
in cui si legge forse, cioè, in cui perlomeno c'è più tempo, ci sarebbe più tempo forse per leggere rispetto al abituale tran tran. Se qualcuno volesse leggere La padrona di Fyodor Dostoevskij, non so quanti saranno. Però se ci fosse qualcuno, e se io mi permetterei di sconsigliarlo, a meno che non fosse un appassionato, nel senso uno studioso, uno che deve scrivere una cosa su Dostoevskij, allora sì, beh, è interessante. Ma non è esattamente, mi sembra, un'opera memorabile. Ecco, sono. Bielinski, viene da dire, aveva le sue ragioni. E in questi giorni, però, a me è venuto in mente anche, tra le altre cose che sono andato a cercare, c'è uno scrittore che non è russo, è uno scrittore americano, che è Oden, che però io ho conosciuto attraverso un poeta russo che è Brodskij, che era un appassionato lettore di Oden e poi è diventato un amico, un collega di Oden. E io quando ho letto che a Brodskij piaceva Oden, sono andato a cercare perché non l'avevo mai letto e ho trovato un grande poeta, una grande intelligenza. E sempre in questi giorni mi è capitato sotto mano una sua brevissima poesia che è dentro un libretto curato pubblicato da Adelphi, che si intitola Shorts, cioè cose brevi, se non sbaglio, in inglese, insomma. E questa cosa dice: l'uomo o si innamora di qualcuno o di qualcosa o si ammala. E questa cosa piccola di Oden anche questa riletta in questi giorni qua assume anche dei significati diversi, come tutte le cose che ci passano sotto gli occhi in questi giorni. E a me, una cosa che possiamo fare appunto in questi giorni, oltre che cercare delle cose nuove che ci facciano in un certo senso passare il tempo, che ci piacciono, così possiamo anche provare a rileggere le cose delle quali ci siamo innamorati, per non ammalarci. E io, se devo pensare a due autori russi che mi sono cari, per così dire, cioè sono tanti, ma i due probabilmente che ho studiato di più e che conosco meglio, per quanto non li conosca abbastanza bene, sono due poeti, un poeta, diciamo, e un poeta, un prosatore. E sono Vladimir Khlebnikov, che è quello su cui ho fatto la tesi, e non parlo di lui perché devo prepararmi di più per parlare di lui, perché io quando parlo di Khlebnikov ho sempre paura di fargli fare brutta figura, perché la relazione con lui, il periodo in cui ho lavorato tutti i giorni, appassionatamente, per quanto sono capace, sulla sua opera, è stato probabilmente uno dei periodi più belli della mia vita. E ho paura che leggerlo in italiano, chi non conosce il russo così, lo faccia saltare fuori, lo faccia venire fuori meno rispetto all'immensità che è. E quindi oggi non parlo di Khlebnikov, ma parlo di un altro autore che conosco, che ho letto e che ho tradotto. È stata la prima traduzione che ho fatto dal russo all'italiano, 20 anni fa ormai, quando pubblicavo per Einaudi Stile Libero, e Paolo Repetti mi ha chiesto, saputo che io conoscevo il russo, mi ha chiesto di proporre qualche autore russo. Io il primo che gli ho proposto è stato Daniil Kalms, e a lui è piaciuto molto, ed è uscita questa antologia che si chiama Disastri, e che adesso è stata ripubblicata da
Marcos y Marcos, e Carms è nato 20 anni dopo Clebnikov. Clebnikov è nato nel 1885 ed è morto nel 22. Carms è nato 20 anni dopo e è morto 20 anni dopo. È nato nel 1905 e è morto nel 1942. È un autore che lui comincia a scrivere negli anni 20 e negli anni 30. È un periodo, lui è un autore d'avanguardia, è uno dei rappresentanti dell'ultima avanguardia. Il suo gruppo si chiama i Cinari, o gli Oberiuti, ed è uno che pubblica delle cose per bambini prevalentemente, perché le sue cose per grandi non gliele fanno pubblicare. Cioè, perché il periodo nel 1932 si afferma in Unione Sovietica, il realismo socialista, cioè un'arte, l'unica arte consentita e pubblicata, un'arte realista nella forma e socialista nel contenuto, qualsiasi cosa voglia dire, e qualsiasi cosa voglia dire, le cose scritte da Klimnikov sono queste qua, non so, ne leggo uno. C'era un uomo, no, non da Klimnikov, da Carms, cose scritte da Carms, come questa qua. C'era un uomo rosso di capelli che non aveva occhi né orecchie. Non aveva nemmeno i capelli, tanto che lo dicevano rosso convenzionalmente. Parlare non poteva, dato che non aveva la bocca, nemmeno il naso aveva. Non aveva neppure le mani e i piedi, e il ventre non aveva, la schiena non aveva, la spina dorsale non aveva, né aveva viscere di nessun tipo, non c'era niente. Quindi non si capisce di chi si tratti. Meglio che di lui non parliamo più. Oppure questa, che si intitola Cosa vendono adesso nei negozi? Karatygin andò da Tikhachev e non lo trovò a casa. E Tikhachev in quel momento era al negozio e comperava zucchero, carne e cetrioli. Karatygin girava intorno alla porta di Tikhachev, si preparava già a lasciare un biglietto, all'improvviso ha guardato. Tikhachev in persona stava arrivando con in mano una borsa di tela. Karatygin vide Tikhachev e gli gridò: È già un'ora che l'aspetto, impossibile, disse Tikhachev. Sono uscito di casa solo da 25 minuti. Beh, io questo non lo so, disse Karatygin. Io so solo che sono qua già da un'ora intera. Non menta, disse Tikhachev. C'è da vergognarsi a mentire. Rispettabile signore, disse Karatygin, si prenda la briga di scegliere le espressioni che usa. Io penso, cominciò a dire Tikhachev, ma Karatygin lo interruppe. Se lei pensa, disse, ma qui Karatygin fu interrotto da Tikhachev che disse: Sarai bello te. Queste parole fecero arrabbiare Karatygin così tanto che con un dito si chiuse una narice e con l'altra narice soffiò su Tikhachev. Allora Tikhachev prese dalla borsa il cetriolo più grande che c'era e lo diede in testa a Karatygin. Karatygin si portò le mani alla testa, cadde e morì. Ecco che i cetrioli grandi vendono adesso nei negozi. Ecco, queste cose qua, come capite, non hanno nessuna relazione con il realismo socialista. Non sono tanto realiste nella forma e probabilmente nemmeno tanto socialiste nel contenuto. Carms, però, anche in quel periodo faceva lo scrittore per bambini. Pubblicava su riviste per bambini molto conosciute, tutti i bambini sovietici hanno conosciuto, conoscevano anche Carms, le filastrocche di Carms. E una cosa stranissima è che dalle sue opere per adulti, come se, dai suoi diari anche, come si è poi scoperto dopo, è il fatto che Carms i bambini non li sopportava. E c'è una sua opera di queste che sono state pubblicate poi molto tempo dopo la sua morte, che dice che a lui, o meglio al protagonista di questa cosa, quello che parla in prima persona, nessuno
secondo questo protagonista, nella città ideale, nella piazza centrale, bisognerebbe fare una buca profonda e metterci dentro tutti i bambini e i pastori tedeschi. E dopo un po' anche della calce viva, perché sennò viene su del cattivo odore. Nonostante questa sua crudeltà, diciamo così, letteraria perlomeno, Kant era adorato dai bambini russi che non conoscevano però appunto le sue opere per adulte e per adulti. E visto che più o meno hanno detto un quarto d'ora, siamo già a 15 minuti e 40 secondi, quindi mi fermo qui e continuo magari in un'altra emissione, non so come dire, e in un'altra puntata a raccontare le vicende di Carlo, cioè magari anche di qualcun altro. E voglio finire con quasi tutte le cose scritte da Camp sono della lunghezza delle due che abbiamo sentito, di quell'uomo rosso di capelli e cosa vendono adesso nei negozi. Ma ce ne sono anche di più brevi, come degli aforismi, ecco. Piccoli aforismi, un po' una contraddizione perché aforismi lunghi non c'è. E quindi, per esempio, queste qua. A me piacciono solo le giovani donne sane e formose. Per gli altri rappresentanti dell'umanità nutro diffidenza. Oppure, può darsi che sul pianeta Marte ci sia qualcuno più intelligente di me. Sul pianeta Terra ne dubito fortemente. Oppure, prova a conservare l'indifferenza quando finiscono i soldi. Oppure, sterminare bambini è una cosa crudele. Ma con loro qualcosa bisogna pur fare. Oppure, quando compri un uccello, guarda se ci sono i denti o se non ci sono. Se ci sono i denti, non è un uccello. Arrivederci.